Buonasera, è aperta la convocazione del Consiglio Comunale della giornata odierna e passo la parola al segretario comunale per l'appello. Marcorelli, presente. Pellegrini, presente. Rocchi, presente. Fontana, Facello, presente. Antinori, Troiatti, presente. Nobile, Petroni, Esposito, presente. Berretta. De Laurentiis, Salvatucci. Il primo punto allora all'ordine del giorno è il progetto Milite Ignoto, cittadino d'Italia, per il conferimento della cittadinanza italiana onoraria. Passo la parola al Sindaco. Sì, grazie Presidente. Allora, oggi come amministrazione comunale abbiamo ritenuto di aderire all'invito che ci è stato fatto dall'ANCI nazionale e dalle organizzazioni delle forze dell'ordine che in occasione del centenario che è stato il 4 novembre del 2021 appunto della ricorrenza del Milite Ignoto, hanno proposto a tutti i comuni d'Italia di conferire a questo valoroso soldato, in rappresentanza di tutti i soldati che sono morti durante la Prima Guerra Mondiale, la cittadinanza onoraria di ogni comune, proprio a simboleggiare che questo soldato rappresenta proprio ogni italiano. Quindi anche come comunità di Rignano abbiamo pensato che di aderire a questa iniziativa. Ovviamente auspico che il Consiglio Comunale su questo possa dare l'unanimità, perché ripeto, questa è una onorificenza che diamo al Milite Ignoto come comunità e come appartenente a tutta l'intera nostra comunità. Grazie Sindaco, mi sembra un provvedimento doveroso, per quanto mi riguarda mi trovo pienamente favorevole, ne condivido lo spirito e apro la votazione, a meno che non ci sia qualcuno che abbia bene, è aperta la votazione, voti favorevoli all'unanimità, si approva anche l'immediata esecutività, votiamo, voti favorevoli. Si approva. Il secondo punto all'ordine del giorno è il regolamento comunale per l'applicazione delle RGDB relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del codice nazionale sulla privacy. Do la parola al Sindaco. Sì, con questo punto all'ordine del giorno, innanzitutto ringraziando la Commissione che so ha lavorato su tutti e quattro i regolamenti che portiamo oggi in approvazione in Consiglio Comunale, e quindi ringrazio tutti i membri della Commissione per aver lavorato e aver redatto un testo che credo poi sia stato approvato all'unanimità da tutta la Commissione. Per questo regolamento nello specifico, appunto, andiamo a approvare un regolamento che era mancante presso il Comune di Rignano, ossia quello della protezione della privacy e dei dati riguardanti appunto i dati personali e il loro trattamento. Quindi aderendo alla normativa europea andiamo ad adeguare anche il Comune di Rignano dotandolo di questo regolamento. Non so se ci sono ovviamente osservazioni in merito, altrimenti io ripasso la parola al Presidente. Grazie Sindaco, mi sembra un provvedimento molto tecnico che recepisce peraltro la normativa europea e quindi credo che appunto bisogna anche affidarsi agli esperti. Comunque se c'è qualche osservazione, passiamo alla votazione, voti favorevoli, all'unanimità si approva. Votiamo per l'immediata esecutività, voti favorevoli, si approva all'unanimità.
Passiamo dunque al secondo punto relativo all'approvazione del regolamento per la disciplina e utilizzo degli impianti di videosorveglianza e fototrappolaggio. Prego, Sindaco. Anche questo ovviamente è un regolamento approvato dalla Commissione e credo non ci sia anche su questo nulla da spiegare, se non appunto che come amministrazione ci teniamo a riapprovare questo strumento che servirà anche agli uffici comunali per andare a rendere un po' più sicuro, non solo in termini di danni, ma anche con il sistema delle fototrappole speriamo anche di poter preservare il nostro territorio da quello che è un abbandono incontrollato dei rifiuti. Ci tengo anzi ad informare il Consiglio Comunale che nei giorni scorsi e nelle prossime ore ringrazierò anche il Corpo Forestale di questo atto, è stato finalmente beccato un cittadino che ha buttato i rifiuti a Pietrolo e quindi il Corpo Forestale l'ha sanzionato, è un cittadino non di Rignano, ma questo vale poco. Perché poi chi compie questi gesti è comunque un cittadino che forse deve un po' riguardare quelle che sono le regole della convivenza civile e soprattutto della cittadinanza, e quindi faccio un plauso al Corpo Forestale che in questo ci ha supportato e speriamo appunto che questo serva anche da monito. Noi adesso pubblicheremo questa notizia anche per dire che appunto il territorio è controllato e speriamo che serva anche per quei cittadini che invece continuano a buttare in giro rifiuti, magari appunto a prevenire questi gesti inconsulti. Quindi grazie ancora al Corpo Forestale. Ovviamente questo regolamento ci servirà anche per andare a regolamentare quello che sarà un sistema di fototrappole che abbiamo intenzione di mettere sul nostro territorio proprio a preservare, diciamo, l'ambiente. Grazie Sindaco, questo provvedimento dimostra quanto a livello del controllo della sicurezza sia necessaria la videosorveglianza. Oggi l'unico modo per, se non l'unico però, diciamo il più importante, oltre alla deterrenza delle forze dell'ordine, è nelle nostre mani e noi abbiamo la responsabilità di realizzare per il futuro anche dei progetti che possano acquisire risorse a questo favore, e speriamo di potercela fare, e l'auspicio è anche che la videosorveglianza imperfetta che oggi funziona poco sul nostro territorio possa essere diciamo portata invece ad efficienza. Apro la votazione, se non c'è nessuna osservazione, per l'approvazione si approva, per favorevoli si approva, per l'esecutività si approva, si approva. Il quarto punto all'ordine del giorno è il regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comunali urbani. È un regolamento assolutamente innovativo e passo la parola, anche se già esistente in molte amministrazioni, do la parola alla dottoressa Rojatti. Prego. Presidente, niente, questo è come gli altri regolamenti che abbiamo approvato, che stiamo approvando in questa sede. Questo regolamento è passato già in commissione consiliare. Si tratta di un regolamento, come diceva la Presidente, estremamente importante e ambizioso, perché mira a fornire un quadro regolamentare per promuovere la collaborazione fra i cittadini e l'amministrazione, e in particolare lasciare uno spazio ai cittadini che vogliono svolgere un ruolo attivo sul territorio, mettendo a frutto i loro interessi e le loro capacità.
Non è un regolamento che, come diceva sempre la Presidente, non è un regolamento del tutto diverso, insomma è un regolamento che è stato già approvato da altre amministrazioni, peraltro è il risultato del lavoro di LabSus, che è il Laboratorio per la Sussidiarietà, un organismo di interesse pubblico che da anni promuove la sussidiarietà e che ha elaborato questo regolamento sulla base anche dell'esperienza di molti altri comuni. Se avete occasione di visitare il sito di LabSus troverete una miriade di esempi sia di comuni che hanno applicato il regolamento che poi di fattispecie di attuazione. È un regolamento quadro, come dicevo, si attua attraverso dei patti, singoli patti di collaborazione, quindi questo è il quadro generale, poi per ogni singola attività verranno stipulati dei patti di collaborazione fra i cittadini, i cosiddetti cittadini attivi e l'amministrazione. È un regolamento che costringerà, se ci riusciamo, l'amministrazione a lavorare come un unico, in modo centrale, nel senso che il cittadino si interfaccia con l'amministrazione, ci vuole un ufficio che coordini, ci vorrà un ufficio che coordini le varie attività. E niente, ultima cosa, non è una totale novità a Rignano Flaminio, nel senso che noi abbiamo già due regolamenti o atti, se non sbaglio, ovvero il regolamento che ha istituito il gruppo dei cittadini per la biblioteca, che è stato approvato nella scorsa consigliatura, e anche, se non sbaglio, qualcosa per la gestione condivisa delle aiuole, l'adozione delle aiuole, e sono questi in effetti dei veri e propri patti di collaborazione. Quindi speriamo che questo, l'auspicio è che questo regolamento ci consenta di allargare sempre di più la collaborazione con i cittadini e veramente lasciare spazio al protagonismo dei cittadini. Grazie, grazie consigliera. Sì, questo è proprio l'obiettivo primario di rigenerare le relazioni pubblico-private per andare a muoversi tutti verso la cura della casa comune. Adesso votiamo. O qualcun altro vuole dire qualcosa? Chi è favorevole al provvedimento? Si approva. I contrari? Astenuti? Si approva. Per l'esecutività immediata votiamo. Voto favorevole. Contrari? Astenuti? Si approva. Il quinto regolamento attiene alle attività di street art. Passo la parola all'avvocato Mattia Fontana. Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti. E, diciamo che innanzitutto ringrazio la Commissione per il lavoro svolto e per l'approvazione di questo regolamento. L'idea per la creazione di un regolamento per la disciplina delle attività riguardanti la street art nasce dall'incontro avvenuto con alcuni giovani che mi hanno manifestato questa disponibilità, secondo me in modo molto disponibile, nel senso che comunque ho visto molta voglia di realizzare attività di questo genere, e tenuto conto di alcuni muri che effettivamente si trovano sul nostro territorio e che purtroppo sono deturpati. Questo regolamento quindi nasce con questa intenzione qui, cioè quella di cercare di realizzare attraverso delle forme di attività artistica, dei disegni, dei murales, scritte, quant'altro, che possono in qualche modo cercare di valorizzare invece quei muri, quegli spazi che in questo momento insomma non hanno questo tipo di caratteristiche. Attraverso questo regolamento si cerca inoltre di valorizzare appunto la partecipazione dei giovani, chiaramente in queste forme di attività artistiche, e contrastare chiaramente le forme di vandalismo.
Ovviamente l'individuazione può avvenire sia tramite un bando di concorso, ma anche tramite la presentazione di specifiche richieste da parte dei cittadini. Si possono individuare sia dei muri intesi come muri liberi, e quindi sui quali chiaramente c'è una forma artistica appunto libera, oppure si può decidere di fare appunto una sorta di concorso per cercare di capire, anche tramite la nomina di una commissione, eventualmente anche con esperti, di capire qual è, diciamo, il disegno da realizzare più consono e più adatto anche al contesto diciamo del paese. E nulla, insomma, ho ritenuto appunto fosse una buona opportunità per Rignano, anche in considerazione del fatto che spesso anche a livello regionale escono dei bandi proprio per il finanziamento di questi progetti, e quindi insomma ho ritenuto appunto potesse essere una opportunità per il nostro paese. Grazie. Grazie, quanto mai interessante, soprattutto perché si riescono a coinvolgere persone che a volte sono ritenute lontane e indifferenti. Passiamo alla votazione, se non ci sono osservazioni. Chi è favorevole? Chi è contrario? Astenuti? Si approva. Passiamo all'immediata esecutività. Favorevoli? Astenuti? Contrari? Mi sembra non ce ne fosse. Si approva. Il sesto e ultimo punto è relativo al rendiconto di gestione 2021. Prego, Sindaco, per lo sviluppo. Sì, grazie Presidente. Con questo atto andiamo praticamente a concludere quella che è stata un po' la gestione della precedente amministrazione, perché appunto per 9 dodicesimi dell'anno 2021 appunto è stata una gestione appunto della precedente amministrazione. Ovviamente da ottobre invece col cambio, con le elezioni, è cambiata l'amministrazione, e quindi con questo atto andiamo praticamente a concludere quella che è stata l'esperienza del precedente mandato e apriamo quindi una pagina sicuramente nuova di questa amministrazione. Faccio un breve riepilogo di quello che è stato appunto il percorso che ha portato comunque all'approvazione del rendiconto 2021, che è un rendiconto che ovviamente ha scontato 2 anni di pandemia e quindi ha sicuramente dei valori, soprattutto per quanto riguarda la riscossione dei tributi, che hanno risentito ovviamente di questi 2 anni legati al Covid. Ovviamente è un percorso che vi dicevo che è nato dal 2015, quando con riaccertamento straordinario dei residui emerse un disavanzo di amministrazione di circa 4.600.000 euro, disavanzo che fu riconfermato nel 2017, anzi con un maggiore disavanzo che portò quindi il Comune di Rignano a attivare le procedure della procedura di riequilibrio, e questo appunto fa sì che ogni anno il Comune di Rignano per 15 anni abbia, per 15 anni per il maggior disavanzo, per 30 era legato invece al disavanzo iniziale del riaccertamento, ogni anno appunto si debba recuperare una quota che è stabilita per il Comune di Rignano all'incirca intorno ai 450.000 euro. Ovviamente io vi do adesso dei dati di sintesi, poi per qualunque ulteriore approfondimento, anche se l'atto è andato in commissione, quindi so che già il responsabile economico finanziario ha illustrato ai consiglieri, membri della commissione, tutti i dettagli tecnici che hanno voluto chiedere. E tra l'altro ringrazio il dottor De Rose, che è qui anche presente, quindi per qualsiasi altra illustrazione tecnica è qui anche responsabile per poter dare gli ulteriori approfondimenti. Dicevo, quest'anno appunto noi abbiamo recuperato quella che era la quota
che dovevamo recuperare, e l'atto finale appunto del rendiconto porta un avanzo di amministrazione, diciamo, di circa 10.000 euro rispetto a quelle che sono appunto tutti gli accantonamenti anche da fare nel bilancio. Ci tengo a dire che questo risultato è anche abbastanza precauzionale, perché il ragioniere in questo rendiconto ha anche accantonato alcune cifre per un fondo contenzioso di circa 400.000 euro, che appunto serviranno a, nell'eventualità ci fossero delle, diciamo, dei riscontri sull'IVA che gli uffici stanno facendo, che appunto non sono stati fatti dei pagamenti regolari e quindi ci potrebbero essere delle multe a carico del comune. In quel caso appunto noi abbiamo già accantonato un fondo che ci preserva da queste situazioni. Dicevo, quello che emerge comunque dal rendiconto, e questo mi fa piacere dirlo al Consiglio Comunale ma anche alla cittadinanza che amministriamo, è che rispetto al 2020, dove l'ente in base a dei parametri che ovviamente sono parametri tecnici veniva definito ente strutturalmente deficitario, col rendiconto 2021 invece, nonostante la pandemia, abbiamo recuperato alcune criticità e l'ente è uscito da questa deficitarietà. Quindi su questo mi sembra un buon auspicio per continuare a risanare quelle che sono le casse comunali. Ovviamente da sindaco ci tengo a dire che oggi, vivendo i comuni ormai praticamente, se non per casi occasionali come quelli che ci stanno oggi portando dei fondi col PNRR, che però appunto, ripeto, sono fondi occasionali legati alla pandemia e alla situazione emergenziale che l'Europa ci ha riconosciuto, ormai i comuni vivono praticamente di entrate proprie, e quindi su questo dobbiamo, secondo me, tutto il Consiglio Comunale lavorare unito affinché si possa capire nella cittadinanza che i tributi vanno pagati, che vanno pagati anche in tempo, perché nei giorni scorsi so che gli uffici hanno fatto ricevere a molti cittadini di Lignano alcune cartelle anche di pignoramento, che quindi appunto alle persone che non hanno pagato, e quindi giustamente invece se tutti riusciamo a fare questo sforzo, che non è uno sforzo straordinario, è uno sforzo che dobbiamo fare come cittadini di pagare quello che è dovuto, questo consente all'ente appunto di non dover rincorrere poi questi disavanzi, che ripeto, è vero che è facile chiamare dissesti, in realtà sono appunto oggi dissesti tecnici dovuti praticamente agli scarsi incassi che gli enti hanno, perché purtroppo si fa fatica, ovviamente stando le famiglie anche in difficoltà, questo lo capiamo tutti, però si fa fatica a gestire il bilancio comunale se appunto non si riesce ad avere quei tributi che i cittadini devono. Quindi su questo credo che sia l'elemento importante sul quale come amministrazione stiamo comunque lavorando per rafforzare gli uffici relativi, l'ufficio tributi, l'ufficio ragioneria, e questo ovviamente ci consentirà, spero, anche di poter andare appunto a recuperare quelle cifre che oggi secondo me causano dentro il nostro bilancio una somma troppo importante, troppo grave da poter appunto affrontare. Quindi su questo io dico che il nostro rendiconto il rendiconto 2021 ha posto un punto su quello che è la fase di bilancio del Comune di Lignano. Spero con i prossimi bilanci di poter continuare questo trend positivo che riporti il Comune di Lignano ad avere un bilancio sano che consenta di dare quei giusti servizi alla nostra comunità. Grazie Sindaco. Anch'io credo che siano due punti qualificanti quello di essere stati sottratti alla tabella dei comuni strutturalmente deficitari, non lo siamo più, è un dato importante, come pure quello che
il debito pregresso sul quale ci siamo già impegnati nel 2015 è stato, come previsto, ridotto ulteriormente di quanto necessario. In questa difficile situazione io penso che non si potesse fare di più, ma passo la parola a chi volesse. Prego, consigliere. Sì, noi avevamo una domanda politica da fare all'assessore al bilancio, perché ci domandavamo per quale motivo non è stato portato il rendiconto economico del 2021 all'ordine del giorno del Consiglio entro i termini che erano il 30 aprile del 2022. Prego. Penso può dare Francesca la risposta, ma credo che forse vi è sfuggito che il governo ha dato le proroghe necessarie fino al 30 giugno, al 30 maggio, scusate, il rendiconto, perché purtroppo il 30 giugno è il previsionale, il 30 maggio, qui ci avete il segretario comunale ma anche il ragioniere, i consigli possono essere convocati entro la data del 30 maggio e poi avete anche ricevuto la comunicazione che il segretario comunale ha fatto a tutti i consiglieri, in quanto la prefettura di Roma, come da procedura, ci ha diffidati a dover presentare il bilancio, il rendiconto nei termini ancora ci siamo, perché ripeto, avete avuto la notifica della diffida che consente al Consiglio Comunale di Rignano, dal recepimento dell'ultima notifica che è stata il 1 giugno, di avere 20 giorni da quella data per approvarlo in Consiglio Comunale. Tra l'altro noi il rendiconto l'avevamo approvato comunque entro aprile in giunta e entro il 20 giugno, oggi è 16 giugno, stiamo approvando nei termini quello che è il rendiconto. Prego, prego. Grazie. Se avevate approvato o portato in consiglio il rendiconto del 2021 entro i termini, non era necessaria una diffida da parte del prefetto? Avessimo approvato nei termini il rendiconto, non era necessaria la diffida. Se vuoi dare te una risposta, io ho risposto, poi se non basta. No, la diffida, se si approvava nei termini, ovviamente non sarebbe arrivata. Aggiungo a quello che ha detto il sindaco, che se poi fate il caso. Presente. Aggiungo a quello che ha detto il sindaco, che fate anche presente. Fate caso, i termini che sono rimasti quelli precedenti derivano dal fatto però che non era assolutamente pacifico e scontato che il rendiconto fosse spostato al 31 maggio, anche perché dovevano coincidere con la certificazione del fondo Covid. La sera prima che passasse il decreto Ucraina, il decreto 23, era stato approvato all'unanimità in Commissione del Senato un emendamento per fare lo spostamento. Non è stato approvato per questioni politiche. La prefettura però, proprio perché sapeva che c'erano delle motivazioni per cui tutti i comuni non riuscivano ad approvarlo, ha fatto la diffida un mese dopo il termine. Perché se voi ci fate caso, la diffida la prefettura ha praticamente mandato un mese dopo il termine, di scadenza del termine. Quando si comporta così la prefettura, perché sa benissimo che tutti i comuni stanno in difficoltà e quindi evita lei di farlo, perché nel momento in cui poi comincia a mandare la diffida, le corrono 20 giorni. L'importante è che deve essere comunque fatto entro termini finali di 20 giorni della diffida. Okay. No, io volevo soltanto, diciamo, dare una motivazione, fare una considerazione per motivare quello che sarà poi chiaramente la nostra espressione di voto relativamente all'approvazione di questo rendiconto. Cercherò di essere chiara per quello che mi è possibile, per la poca padronanza della materia che ho e me lo riconosco, ma sicuramente è di interesse nella lettura questo bilancio, perché riguarda il bene comune.
E dalla verifica del prospetto informativo emerge, come ci ha riferito il sindaco, un avanzo di amministrazione che, confermato dal sindaco, è un mero risultato contabile, quindi tecnico, per cui non rappresenta effettivamente quello che l'ente può spendere liberamente nell'anno successivo. Se così fosse, diciamo che oggi l'ente dovrebbe essere in grado di riscuotere tutti i residui attivi e pagare i residui passivi, per quello che ho compreso io. E quindi diciamo che non ci vogliamo far ingannare da questa rappresentazione contabile, perché sappiamo perfettamente che l'ente oggi non è in grado di riscuotere questi residui attivi, giusto? Mi sembra che il sindaco lo abbia anche ribadito. Però non ci limitiamo, non ci vogliamo limitare. Non avete capito qualcosa? Vedo che non ha detto questo? Vabbè, magari poi replica. Poi replicherà, io ho premesso che non ho padronanza della materia, proprio perché non sono una contabile, per cui non sono forse in grado di leggere i numeri, però il numero dell'avanzo di amministrazione è questo, e sicuramente andando poi a leggere quello che è il dato del fondo crediti di dubbia esigibilità, e sappiamo che la funzione di questo fondo è semplice, deriva anch'esso da un principio contabile, no? Che impone all'ente di fare cosa? Di accantonare, proprio per non spendere e per non rendere disponibile quella parte del risultato di amministrazione che è correlata però ai residui attivi che si sa che non si possono incassare, che non si incassano. Quindi diciamo che, per quello che comprendo, il fondo è calcolato con regole precise e, per semplificare, sulla base della capacità del comune di riscuotere questi residui, cosa che credo che sappiamo che in questo momento il comune non è stato possibile. Però, proprio per ovviare a inutili speculazioni, per aggirare quelli che sono stati gli effetti della pandemia, il comune si è avvalso della facoltà chiaramente concessa per gli enti locali di utilizzare l'articolo 107 bis, se non erro, del decreto legislativo del 2020, cioè calcolare il fondo sulla base dei dati del 2019 anziché dei dati del 2020. Quindi diciamo che questo valore del fondo, risponderà sicuramente il responsabile, il dottor De Rosa, sicuramente il valore così elevato del fondo che si evince dal prospetto di per sé già azzera l'avanzo di amministrazione, tant'è che la parte spendibile, cioè la parte che il comune è in grado di applicare al bilancio dell'anno successivo e di poterla spendere veramente, non credo che sia il risultato di amministrazione, sicuramente non è neppure zero, ma mi sembra di leggere che è meno 6.516, quindi possiamo dire che questo dato, che è un disavanzo, verrà iscritto nelle spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare. Per cui questa è la considerazione che ci porta a esprimere un voto di non approvazione di questo rendiconto, però siamo disponibili a farci convincere del contrario, o comunque a toglierci queste perplessità, se vuole risponderci il sindaco, l'assessore, il dottor De Rose, è indifferente, eh? Cioè, certo, l'assessore sarebbe meglio, anche perché ritengo sia la competente, diciamo, in primis. Se fosse possibile, dottoressa. Secondo
rispondo perché... No, allora, il sindaco. No, forse è bene che chiarisca delle cose. Allora, innanzitutto gli assessori, sì, lo dico ai consiglieri, sono sempre incaricati del sindaco. Sicuramente. Collaboratori, quindi se parla il sindaco non è perché non vuole far parlare gli assessori, no, e tra l'altro tra poco gli passo la parola. Certo, però non volevo dire questo, no, assolutamente. Se, no, perché è la terza volta che almeno sento in consiglio comunale delle richieste che non vogliono sentire il sindaco, deve parlare l'assessore al bilancio. Io ho detto il sindaco, l'assessore sarebbe preferibile l'assessore, non significa che non voglio che parli il sindaco. Siccome l'assessore, siccome l'assessore è un delegato del sindaco, se il sindaco ritiene di intervenire lui in prima persona, certo, perché tra l'altro su queste problematiche è giusto che il sindaco ci metta la faccia in prima persona, comunque passerò poi la parola all'assessore competente, che tra l'altro è competente nella materia, quindi non ho nessuna cosa da dover rischiare che dica cose che non poi risultano nei bilanci. Ma lo so bene, è per questo che chiedevo, quindi come professionista. Una cosa ci tengo a dire. Innanzitutto io non ho detto, e quindi ci abbiamo anche la registrazione, che il Comune di Rignano non può recuperare, perché è proprio una cosa che non ho detto, che non può recuperare quelli che sono i residui messi a bilancio. Ovviamente ci sono dei... Sì, però io ho fatta parlare, vorrei finire. Allora, finisca l'intervento e poi... Ad oggi sarebbe utopia se riuscisse oggi a recuperare e a riscuotere tutti i residui attivi oggi, per far sì che quel dato, quell'avanzo sia effettivamente spendibile. Questo era quello che ho detto. Tutto qua. Se ha finito, continuo. Abbiamo la possibilità di parlare solo due volte. Allora, capisco che la materia sia difficile, e è difficile anche per me che faccio l'amministratore da tanti anni. Quello che è il dato che lei prima citava di 6.516.834,66, che è quel disavanzo che io ho detto, secondo me oggi è un disavanzo comunque tecnico derivato, e questo l'avete detto voi, dal grande ammontare di residui che il Comune di Rignano deve incassare, soprattutto da quello, perché le cifre dei residui che voi avete letto in bilancio sono superiori a quello che è questo dato. Quel dato però non andrà, e qui c'è il ragioniere che mi potrà correggere, non va nei nostri bilanci previsionali, ovviamente in parte, perché quel dato il Comune di Rignano si è impegnato a recuperarlo con il piano di riequilibrio, che appunto consente all'ente di ripianare quel deficit in 15 anni, e questo è quello che sui nostri bilanci previsionali pesa, quel dato, tant'è vero che nel bilancio previsionale del prossimo anno, come quello dell'anno precedente, troverete sempre una cifra che è quella dei 150 più 300.000, adesso vado a ricordo, 4,50 comunque complessivi, che sul bilancio previsionale l'ente deve caricarsi proprio per ripianare questi disavanzi. Dopodiché però, e qui ci tengo a ribadirlo nuovamente, ovviamente ci sono nei residui delle somme che l'ente non può tecnicamente, perché non tutti i residui possono essere recuperati, perché ci sono dei residui appunto che dopo un certo tempo diventano inesigibili. Ma proprio per questo nei nostri bilanci da qualche anno la normativa pretende quel fondo di accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità, che nel Comune di Rignano, ha detto bene la consigliera Esposito, è circa 10 milioni di euro, che è il 100% del, perché oggi noi accantoniamo il 100% di quello che ci dice la normativa, del fondo che noi mettiamo appunto come salvaguardia dell'ente. Quindi a fronte di un disavanzo di 6.500.000, noi mettiamo un fondo di oltre 10 milioni di euro. Questo, ripeto, e qui ci tengo a dirlo, io non ho mai detto che le casse o il bilancio del Comune di Rignano sia un bilancio florido.
Io ho detto diversamente che purtroppo, proprio perché abbiamo questo ammontare di residui da dover recuperare, che oggi io dico tecnicamente è questo dato e quindi saranno gli uffici a verificare, perché non è la politica, saranno gli uffici a verificare di questi dati quanto effettivamente poi se ne potranno riscuotere. Quello che dico appunto è però che proprio a fronte di questa somma da dover recuperare, i nostri bilanci non possono essere definiti sani perché purtroppo i cittadini continuano a non pagarci i tributi. Quindi capisco che questo è difficile da doversi sentire e ripeto, io invito il Consiglio Comunale intero su questo a fare veramente fronte comune, perché io vi faccio un solo esempio per, proprio per rendere basico quello che è l'esempio più lampante. Il Comune di Rignano paga circa 1.200.000 euro per l'appalto dei rifiuti. Appalto dei rifiuti che la ditta ovviamente che lo gestisce ogni mese ci fattura rispetto al costo dell'appalto. Queste fatture vengono pagate dal Comune di Rignano regolarmente, da qualche anno io addio riusciamo a pagare, a essere ritornati in carreggiata anche con i pagamenti, ma di questo 1.200.000 che dovrebbe essere pagato completamente dai tributi dei cittadini di Rignano, noi nell'ultimo anno, se non vado errato, ne abbiamo incassato il 50%, forse qualcosa anche meno. Quindi capite benissimo che fino a che ci saranno queste condizioni, è normale che l'ente comune va in disavanzo, perché se una cosa che costa 100 e che il cittadino mi deve dare 100, che il comune paga 100 e il cittadino me ne dà solo 50, quel debito di meno 50 ogni anno va a formare quei debiti che il comune di Rignano ha. E vi ho fatto un solo esempio, perché purtroppo di esempi ce ne potrebbero essere altri. Siccome su questo non credo che, se non facciamo cambiare la cultura a Rignano, ma come in tutti i paesi purtroppo, che i tributi vanno pagati proprio perché altrimenti troviamo i comuni ormai sull'orlo dei dissesti, perché questo è quello che avviene, perché se voi calcolate, vi ho fatto un solo esempio, che il Comune di Rignano solo per un tributo non incassa 500.000 euro, capite benissimo quello che vuol dire, cioè se in ogni famiglia invece di entrarvi lo stipendio pieno ve ne entrasse metà, voi potreste fare la stessa vita che fate con lo stipendio pieno? Scusate gli esempi, purtroppo è così. Quindi se questa è la situazione, noi continueremo ad avere un bilancio in difficoltà fino a che non riusciremo ad incassare tutto quello che ci è dovuto. Ripeto, dopodiché però gli uffici so che stanno facendo quanto devono, non mi sembra che questi dati, ripeto, ho detto di avanzo e bilancio tecnico, perché oggi, e ve ne renderete conto quando parleremo poi del bilancio previsionale, i comuni di politica nei loro bilanci ci mettono veramente poco. Guardate, cercherò di farlo questo studio per il prossimo Consiglio Comunale, darvi la percentuale di quanto sul bilancio comunale la politica mette. Ecco, il segretario mi aiuta, il 3%, quindi le scelte politiche di un'amministrazione comunale a fronte di queste situazioni sono veramente ridotte all'osso. Quindi, purtroppo, e lo dico da amministratore, perché pure a me piacerebbe fare il sindaco di un comune che invece incassa tutto e riesce a pianificare un comune diverso. Quindi, queste sono le situazioni. Credo di aver chiarito, forse maggiormente, quello che era sfuggito nel mio precedente intervento, però ora, siccome non voglio far rischiare una figuraccia all'assessore, passo la parola a Francesca. Scusate. Allora, sì, credo che più o meno sia stato detto tutto quello che doveva essere detto riguardante questo bilancio, nel senso che comunque è una fotografia al 31-12-2021 ed è purtroppo è anche dovuto al riporto di determinati valori che arrivano dal passato. Non possiamo mettere la testa sotto la sabbia e non vedere quello che è successo nel 2015 e nel 2017, per cui questo è quello che è successo e quello che riporta il bilancio. Dopodiché mi è sfuggito quello che volevo dire. Dopodiché il problema oggettivo comunque del comune è sicuramente legato alle riscossioni.
ci stiamo provando, abbiamo fatto pignoramenti, stiamo facendo decreti ingiuntivi, per cui ci stiamo provando. Inoltre, dal punto di vista tecnico, come diceva Vincenzo, il bilancio dei comuni sono molto, molto legati, c'è una normativa molto stringente, per cui tecnicamente questo è il bilancio. Possibilmente. Sì, sicuramente è una forma di garanzia, visto che comunque i fondi sono lì apposta, e quindi sono sicuramente. Sì, beh, è chiaro che nel momento in cui per determinate ragioni vengano eliminati i residui attivi perché si considerano non più esigibili, dalla controparte è l'eliminazione del fondo contestuale, è chiaro. È stato detto, nel senso che cerco di andare a memoria, la frase, l'espressione dicendo ad oggi il Comune non può incassare tutti i residui, non può incassare, l'ho precisato, nel senso che il Comune non è che è limitato o bloccato a incassarlo, nel senso che oggi con la bacchetta magica domani mattina tutti quanti vengono e pagano 10 milioni di euro, quello ovviamente non ha senso. Che il Comune abbia diritto ad avere tutti quei soldi da cittadini c'è, perché altrimenti non sarebbe possibile iscriverli in bilancio. L'altra affermazione, se non mi ricordo male, che aveva detto era il fatto di avvalersi dell'articolo per poter calcolare il fondo crediti, quello è vero, e non solo per il 2020, ma anche per il 2021, ma la normativa lo propone, ed era quello che aveva detto il sindaco, proprio per tenere conto del fatto che per 2 anni le riscossioni, le attività di accertamento e riscossioni sono state bloccate. E se non ricordo male, il terzo passaggio era, ma anche lì è stato ripartito in parte, il risultato finale è meno 6 milioni e mezzo di euro, quindi non si può applicare nulla, e quei 6 milioni e mezzo di euro viene recuperato ogni anno in base alla normativa, con i 453 mila euro famosi che ogni anno recuperiamo. Non mi ricordo altro, se mi è sfuggito qualcosa sono a disposizione. Voti favorevoli? Astenuti? Contrari? Si approva. Immediata esecutività, voti favorevoli? Astenuti? Contrari? Si approva. La seduta è chiusa.